Ciao gente, un nuovo video. Ok, non fateci caso ancora con la luminosità perché sto facendo diverse prove tecniche, quindi vedrete video che a volte sono più colorati, a volte più freddi, a volte con la luminosità messa a muzzo, ma non ci fate caso. È perché sto veramente facendo dei test. Devo dire che oggi si vede finalmente meglio come sono diventati magenta i capelli con la Manic Panic. Non si vedevano bene l'altro giorno, comunque sì, sono parecchio magenta, specialmente appunto dove l'ho messa, sulla testa no. Sono contenta che ho fatto solo la Manic Panic perché non credo proprio che questo colore me lo farei, cioè non mi piace per niente. Cioè sono quei colori che dopo un po' già vi stufano e a questo punto preferisco il caro vecchio castano scuro, quasi nero, oppure il ramato dell'Enné. Però questi colori particolari dopo un po' stufano, comunque sia, scarica moltissimo, quando vi lavate i capelli diventano, cioè la schiuma diventa rosa. Quindi sta scaricando tanto, credo che fino ad Halloween potrebbe durare, poi pian piano andrà via. E niente, quindi per Halloween ho già i capelli apposta. Gente, questo sarà un video un po' particolare. Lo volevo già fare da un po' di giorni, però poi ho rimandato perché ho avuto un po' di cose da fare. Oggi si parlerà di paranormale. Devo dire che sarà un discorso forse un po' lungo, però cercherò di tagliare, comunque dire le cose più importanti, perché qualche giorno fa mi è capitata una cosa veramente strana, per non dire inspiegabile, diciamo così, anche se poi io so che è spiegabile. Allora, partiamo dal presupposto che ognuno crede in un qualcosa, persino gli atei non credono in niente, però, cioè, credono in niente, insomma. Ognuno ha la sua visione, io non voglio assolutamente cercare di convincere nessuno a pensare cosa penso io. Odio le persone che cercano comunque di cambiare le persone. Ognuno ha la sua verità su alcuni argomenti, specialmente su ciò che riguarda la spiritualità, la religione, la politica, la sessualità. Ci sono comunque argomenti dove c'è molto gusto soggettivo e anche idee soggettive, quindi ognuno ha la sua visione. Detto questo, io fin da quando ero molto piccola, come sapete, io sono una persona che non ha mai fatto niente nella media, nella vita, assolutamente nulla, mai stata nella media in niente. Questo fin da quando ero una bambina, crescendo uguale. E anche come esperienze di vita, devo dire che è stato così. Comunque, se voi già valutate, considerate, io sono una persona che per anni è sempre stata sola, solitaria come un'orsa, mai avuto relazioni, cosa molto particolare se pensate, perché comunque è una minoranza, poi ci saranno altre persone come me, però è una minoranza. Quando ero appunto molto piccola, io avevo interessi che non erano quelli della media, appunto. Quindi non mi comportavo come fanno la maggioranza di ragazzini, però mi passavo molte ore a leggere libri, a fare ricerche. E molto spesso volevo sapere la verità su alcuni argomenti, perché cioè, io ho avuto un'educazione cristiano-cattolica. Ho fatto i sacramenti, battesimo, comunione, cresima, ho fatto il catechismo, quindi sono educata con quel tipo di educazione, però sono sempre stata una persona molto curiosa e che non si è mai fidata di sapere solo delle cose superficiali. E quindi che ho fatto quando ero appunto giovane, mentre tutte le mie amiche, diciamo, conoscenti, perché poi io amici, ma proprio amici veri, non ho mai avuti. Assolutamente nessuno.
Quindi l'amicizia è proprio quella assolutamente vera, non vi saprei nemmeno dire perché mai ho avuto il piacere di avere amici veramente, come si dice. Comunque tutti gli altri andavano magari in discoteca, andavano nei locali, si trovavano tra di loro, invece io no, cioè proprio zero, non ho mai fatto queste cose e appunto passavo il mio tempo a fare ricerche per conto mio, a documentarmi su alcune cose, specialmente a fare comparazioni e paragoni, perché io ho sempre pensato che non esiste una verità assoluta, ma bisogna andare a leggere tante fonti. Scusate un attimo. Scusate, un'interruzione su WhatsApp. Adesso metterò silenzioso, promesso. E comunque, sì, io facevo queste comparazioni leggendo diverse fonti, cioè quindi libri, specialmente libri, andavo tantissimo in biblioteca. Leggevo riviste, leggevo articoli, poi da quando ho avuto internet, io internet l'ho avuto tardi, cioè. Poi vi parlerò in un video sulla tecnologia, cioè, in casa mia la tecnologia è sempre stata 10 anni indietro rispetto al mondo. Io internet ho cominciato ad avere nel 2002, 2003. Non ho mai avuto computer in casa, quindi ho potuto fare ricerche via internet molto tardi, per quello che leggevo tantissimi libri, io ancora adesso adoro leggere, forse perché non avendo avuto tanti, come si può dire, tante possibilità tecnologiche, cercavo informazioni come potevo, cioè alla vecchia maniera, e mi sono documentata veramente su tantissime cose. Ho letto decine e decine di biografie, mi piacevano moltissimo le biografie, ancora adesso sono uno dei miei generi preferiti. Cercavo quindi personaggi particolari nella storia. Quelli che avevano cercato determinati tipi di verità ed erano riusciti ad arrivare a un livello di consapevolezza e conoscenza elevato. Trovato, cioè, personaggi di genere veramente vario, quindi si passa da, non so, da illuminati, guide spirituali, medium, sensitivi. Comunque sia, anche diciamo considerate, non so, streghe, stregoneria, qualsiasi cosa. Poi ho letto libri di religioni, comunque, santi, santi, cioè insomma, mi sono fatta un panorama vario, perché secondo me non si può mai arrivare a una conclusione, quando si sente una campana sola. Bisogna assolutamente documentarsi su tante cose. Perché facevo questo? Facevo questo perché io fin da piccola mi sono sempre chiesta: ma l'esistenza su questo, cioè la vita, a che cosa serve? Cioè, fondamentalmente che cacchio serve vivere? Non ho mai accettato il fatto che sia una casualità perché mi sembra una cosa stupida, cioè non credo assolutamente nel caso, anche se poi tanti dicono è tutto un caso. Non c'è nessun motivo logico, non eravamo niente, non saremmo niente, non c'è, prima di nascere non esiste nulla, quando si muore non esiste nulla. Quello ovviamente è pensiero ateo in generale. Questo io l'ho sempre rifiutato, non sono mai stata una fissata di religioni, come vi dicevo. Pur essendo io educata e cresciuta come cattolica, non sono una fedele che va sempre in chiesa, non seguo assolutamente tutti i precetti, mi festeggio Halloween, me ne sbatto assolutamente perché non penso assolutamente che sia una roba satanista, non credo a quelle cose tipo che un bambino non battezzato vada a finire nel limbo perché non c'è. Cioè, ha un peccato addosso originale, non. Cioè, tante cose della religione io le trovo abominevoli. Comunque sia, mi sono letta davvero anche cose di religione proprio per fare paragoni e vedere dove trovavo delle risposte che potevano essere valide per tutto. Quindi dette da diverse persone di vario genere. Sarà un video lungo questo mese.
Però poi alla fine si arrivava al succo che combaciava un po' con tutto, insomma. Che cosa è successo in questi anni? Quando io ho cominciato a farmi domande sull'esistenza, avevo una spiccata sensibilità innata. Una spiccata sensibilità innata che sinceramente sia, boh, la usavo ma senza sapere perché ce l'avevo. Insomma, un po' come quando, non so, tu nasci con gli occhi chiari e tutti dicono che begli occhi, però cioè, non hai fatto niente per meritartelo, insomma, sei nato così perché geneticamente hai ereditato quel colore. Ecco, quando tu erediti un certo tipo di sensibilità, non fai assolutamente nulla per averla, ce l'hai innata. E devo dire che questa sensibilità, oltre a farmi vivere cose un po' particolari, di cui poi vi parlerò magari anche in altri video, mi faceva molte domande, mi faceva fare molte domande a livello mentale che mi spronavano a cercare l'oltre e a voler capire certe cose, certi motivi, anche perché ero arrivata a un punto, io ve l'avevo, non so se ve l'avevo detto oppure no, ma c'è stato un periodo della mia vita parecchio lungo dove io ero piombata nella depressione più nera e profonda, cioè insomma, proprio depressione pura, proprio per il fatto che mi sentivo al di fuori dell'insieme collettivo, insomma. Ed era una cosa non bella perché mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua. Quando si è diversi, comunque si è più distaccati. Scusate se sentite delle voci, sono i miei vicini di casa. Scusate, non ci fate caso. E come vi dicevo, io ero arrivata a un punto che vedendo la gente, quello che faceva, la mediocrità delle persone, quel voler vivere senza la consapevolezza, mi faceva veramente ribrezzo. Cioè, io non accettavo questa cosa, non accettavo minimamente questo. Dicevo, ma non è possibile che. Ve l'avevo anche detta questa cosa: se noi siamo immagine e somiglianza di Dio, qualunque esso sia, l'essere umano ha grandi potenzialità, deve fare cose grandi. Io non concepisco quando vedo una persona che si accontenta della mediocrità e fa cose di un livello molto basso. Di un livello molto basso, scusate, in pregevano, che oltretutto lo rendono, non, cioè non lo spingono neanche a evolversi, anzi, a volte è il contrario. E ovviamente a volte è molto triste, anche lui è molto depresso. Una persona che fa così a volte è come vuota, insomma. E io quando vedevo tutto questo sentivo proprio la voce dentro, che mi diceva: no, cerca di più, fai di più. Avevo molte domande dentro, una sete di conoscenze, consapevolezza, perché io volevo capire tutto, cioè io sono sempre stata una persona che voleva capire e voleva sentire queste cose, e voleva veramente darmi una risposta. Più passava il tempo e io, come si può dire, mi arricchivo di conoscenza, di sapere, cioè era come andare per gradi, no? E quindi mi evolvevo, più mi distaccavo anche però dal resto ovviamente, e però la mia sensibilità aumentava sempre di più, cioè un conto quando uno parte dal sesto senso, vabbè, c'erano tanti, ok, poi magari partono premonizioni, sogni, visioni, contatti, e si va avanti. E questa cosa a volte
Cioè, io ho sempre detto, io non ho mai chiesto niente, non ho mai fatto, cioè, io sono contraria, anzi, io ve lo dico in questo video, sono sempre e sarò sempre contraria a tutte quelle persone che, per curiosità, stupidità a volte, immaturità, superficialità, mettete quello che volete, a volte, vogliono andare oltre senza la preparazione, senza appunto una base di doti innate oppure di, non so, di destino, e a volte fanno cose pericolose. Quindi io non sono una persona che fa sedute spiritiche, tavole, Ouija, come si chiamano, quelle cose lì, mai fatto queste cose, me ne vedo alquanto di provarci, non ho mai evocato niente, proprio perché so benissimo a cosa si va incontro. E qui si apre, appunto, andiamo al clou del video. Qua dipende quello che voi pensate sull'esistenza, se siete atei convinti dentro. Questo video forse è meglio che lo interrompiate qua, perché ovviamente un ateo per sua natura e suo livello non è, come si può dire, programmato e sbagliato, però non crede, quindi è inutile, ed è anche sbagliato cercare di convincerlo assolutamente. Mentre se siete persone che credono in qualcosa dopo, allora forse mi potete capire. Allora, ovviamente adesso è un discorso un po' difficile perché non si può capire bene da che parte iniziare a farlo. Comunque, vi voglio raccontare, diciamo, esperienze mie personali. Ve ne racconto quelle, tra virgolette, un po' più semplici, che è meglio. Iniziamo con quelle semplici. Però prima di dirvele voglio fare ancora una premessa, scusate, come vi ho detto prima che appunto stavo dicendo di non fare sedute, di non fare tavole, di non evocare, di non andare in luoghi dove sono stati fatti comunque rituali di qualsiasi genere, specialmente ovviamente negativi, state attenti comunque ai luoghi dove ci sono state morti violente. A volte io vedo sui social, su YouTube stesso, che molte persone per curiosità appunto vanno a visitare anche posti. Io non lo farei senza una schermatura, diciamo, senza una preparazione dietro e soprattutto se già partite con salute cagionevole, problemi vostri. Non fermezza energetica e mentale, perché comunque sia potete incont andare incontro a problemi anche dopo. Poi vi dico ancora questo: ci sono due parti, cioè due volte della stessa medaglia, come esistono le cose paranormali, esistono anche i para. Diciamo paraciuli, ma non sono i paraciuli, comunque i paraculi, ma sì, diciamolo, una parolaccia, tanto pazienza se mi censurano. Quindi state comunque in guardia perché sì, è vero, il paranormale esiste, ma esistono anche i bastardi, esistono gli approfittatori, esistono le persone che lucrano su certe cose che oltre a compiere un peccato mortale, che poi sconteranno. Cioè, sono veri e propri ciarlatani, gente che non ha nessuna sensibilità, nessuna dote, tranne il fatto di essere legati alla materia, forse più degli altri,
Quindi mi raccomando, questo video non vuole assolutamente incoraggiare le persone ad andare da pseudocartomanti, finti sensitivi, o persone appunto che vi dicono che voi avete chissà quale fattura addosso e poi vi chiedono denaro e soldi. Quindi mi raccomando, anzi, stateci alla larga da quella gentaglia e gentaglia, assolutamente gentaglia. E vi ricordo che chiunque abbia comunque veramente capacità non chiede mai denaro, assolutamente per nessuna cosa, anche fosse, non so, qualsiasi cosa che voi chiedete a una persona che veramente riesce a fare certe cose, è sempre e deve sempre essere gratuita, perché altrimenti diventa un peccato contro lo spirito stesso, che si ripercuoterà poi dopo comunque anche appunto a queste persone che praticano il nulla chiedendo appunto denaro. E voi stateci lontani perché ve lo posso assicurare, sono individui che non sono in grado di fare niente. Detto questo, arriviamo al... Scusate, io ho messo un po' la lampada per illuminare un po', adesso poi magari sarò veramente super pallida. Allora, che cosa vi volevo dire? Vi racconto che cosa mi è successo 2 giorni fa, che si ricollega a ciò che mi è successo più o meno 20 anni fa, di più, 24 anni fa. Comunque, allora, come vi dicevo, io ho avuto sempre una sensibilità spiccata senza averla mai chiesta, giuro. Quando ero piccola, mi erano capitate delle cose. E l'altro giorno, diciamo, no, una settimana fa, io ne parlavo al mio ragazzo, perché siamo arrivati in argomento. Siamo arrivati in argomento, poi sapete, tra un po' è Halloween, quindi a volte questi argomenti in questi giorni circolano. Io di natura sono sempre stata una persona molto riservata, difficile che spiattello cose in giro proprio perché non sono il tipo. Anzi, trovo che quando capitano certe cose è meglio evitare di parlarne troppo. Proprio perché non è una roba da pubblicizzare, cioè è sbagliato. Detto questo, io ne parlavo al mio ragazzo al telefono e poi a mia madre, sempre al telefono, perché a volte mia mamma mi chiede: "Ma cosa hai parlato con Gian Battista, cosa, com'è andata oggi, così cos'è?" Dico: "Ma guarda, siamo andati in argomento, abbiamo parlato di questo e dell'altro e di quello che mi era capitato quando avevo circa 10 anni. Facevo le elementari." Si parlava appunto del paranormale, a volte uno si guarda i video su internet, molte cose fanno ridere che sono palesemente false. Alcune cose lasciano pensare, alcune cose sono vere, qua e là, poi si va in argomento: "Ma tu hai mai fatto? Mai tu?" E io ovviamente sono sempre titubante a dire, però poi ho detto al mio ragazzo, io ho detto: "Guarda, quando io sono..." Allora, prima di tutto, come vi dicevo, qua nella casa di mio padre, che poi è stata la casa dove io sono, non dico nata perché mi hanno portato poi dall'ospedale, però è stata la mia prima casa e ci ho vissuto già anni. Per anni, prima di viaggiare, fare la mia vita e poi ritornare. Come vi dicevo nel video, i miei vicini più pazzi, qua c'è sempre stata una certa energia, non come si può dire, il massimo dell'energia, proprio perché chi ha vissuto in questo condominio ha avuto sempre problemi, cose tristi, difficoltà, mettetela come volete. Ci sono poi stati anche cose peggiori, tipo suicidi e violenze, cose di questo genere. Quindi partiamo già da un luogo dove l'energia non è il massimo. E io l'ho sempre detto, fin da quando ero più piccola, dicevo sempre: "Io qui non mi sento al massimo."
Non è un'energia proprio meravigliosa. Comunque sia, avevo vissuto da bambina due episodi particolari che mi avevano comunque colpita. Il primo episodio ero molto piccola, mio fratello era nato da poco, quindi considerate che avevo 4 anni più o meno, 3-4 anni. Ero in camera di mio padre e giocavo con delle monetine, i 500 lire, che io adoravo perché erano dorati e argentati. Ero una bambina, ero un imbecille, perché ovviamente quando si è bambini a volte si fanno anche cose da imbecilli. Non so perché me li volevo mettere sul naso e tenerli in equilibrio così. Immancabilmente io avevo la bocca aperta e facevo così con la moneta e mi è caduta una moneta in gola. E si è fermata in gola. Non respiravo più. Non respiravo più. E non potevo manco gridare, ragazzi. Cioè, facevo così. Ho sentito un grosso colpo alla schiena, come una scossa elettrica, e io ho sputato la moneta. E non c'era nessuno con me in camera perché mia mamma era in cucina con mio fratello, mio padre lavorava. Quella cosa mi ha colpito, anche se all'epoca non mi ero sconvolta più di tanto, però in effetti è una cosa molto particolare. Io non dovevo morire soffocata. Io ho sempre avuto la sensazione di essere già morta soffocata nella vita precedente. Questa cosa non so perché, cioè non ve la posso dire con sicurezza, ma dico certa internamente che nella vita di prima ero morta, soffocata comunque. La mia nascita è stata traumatica, nel senso che io sono nata e mi stavo impiccando con il cordone ombelicale. Infatti, quando sono nata non mi hanno messo vicino a mia mamma, mi hanno subito portato in terapia intensiva perché io non respiravo ed ero diventata scura. E dato che la morte e la vita sono allo stesso livello, io ho sempre avuto la certezza che nella vita di prima ero morta soffocata, cioè ero morta in questa maniera. Ed è come se in questa vita mi dicessero, cioè adesso non ve lo so spiegare, mi avessero detto che ormai non dovevo più passare quella, diciamo, esperienza, anche se è brutto dire esperienza. E quindi quando io avevo 4-5 anni la moneta non mi doveva uccidere, qualcosa me l'ha fatta sputare, vi giuro che ho sentito un colpo dietro alla schiena, forte, ma non c'era nessuno. E questa è stata comunque una cosa particolare, anche perché non l'avevo mai detta a nessuno questa cosa, perché vi ripeto, io non sono una persona che parla tanto, perché poi ho sempre pensato che la gente non... O non è pronta a credere, o è diversa mentalmente, quindi altre idee, ma anche proprio per evitare di... Cioè, io sono una persona che si tiene molto le cose dentro, non va a dire. Comunque, quello fu un episodio particolare, però, come si può dire, cioè, tutti potrebbero dire, di 4 anni, magari tu non ti ricordi niente, cioè, per carità, io sono sempre anche a favore di come si può dire, della razionalità, delle persone che dice no, ma guarda, che comunque sì, è anche un ragionamento giusto perché prima di pensare sempre alle cose particolari bisogna analizzare anche le cose logiche, giusto? Adesso arriviamo all'altro episodio che mi era capitato. L'altro episodio che mi era capitato ero già un po' più grande, facevo le elementari, come vi dicevo, avevo 9-10 anni e mi è capitato una notte di autunno, non mi ricordo il giorno esatto, accidenti, ci ho pensato tanto, ma purtroppo il giorno esatto non me lo ricordo, anche perché io poi ho cercato di rimuovere quel ricordo per il semplice fatto che ero stata educata alla razionalità e non alle cose particolari, quindi mi sembrava assurdo proprio. Sapete quando un ricordo vi rimane fisso in testa, ma fisso come se fosse successo ieri? Però poi voi stessi cercate di sminuirlo. Era notte,
Io ero nella mia camera che dividevo con mio fratello e stavamo per dormire, quindi erano 10:30 o 11, così. Io quella notte non riuscivo a prendere tanto sonno e mi sentivo un po' agitata, però stavo lì, testa sul cuscino, pensavo, non so, alla scuola, quelle robe lì. A un certo punto, e questa è la cosa che appunto ho raccontato a mio fidanzato l'altro giorno, verso, non so, mezzanotte, non mi ricordo l'ora ovviamente, dalla cucina parte una musica di pianoforte molto forte. Inizialmente io ero così, pensavo fossero i vicini di casa con la TV, però sentivo come un concerto. Avete presente quando, cioè, chi ha il pianoforte lo sa, quando uno suona uno strumento in casa è diverso che sentirlo attraverso i muri. E io lo sentivo veramente come se qualcuno suonasse il pianoforte in cucina. Ho avuto una sensazione di non essere sola, di presenza. Mi sono alzata dal letto, ho guardato verso la cucina e veniva da lì. Sono tornata nel letto anche perché ero una bambina e mi sono nascosta con la testa sotto il cuscino. Considerate che in casa mia non c'erano pianoforti e nessuno suonava il pianoforte, e comunque no, perché sennò uno poteva dire è stato tuo padre. No, 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 no. Tutto è durato pochissimo, è durato, sarà durato 1 minuto, 2, ma veramente poco. E come è iniziato è scomparso. Come è iniziato è scomparso tutto. Tanto che poi io sono rimasta seduta nel letto pensando, ma me lo sono immaginato o l'ho sentito veramente? E io l'ho sentito veramente, cacchio. Però non lo dissi a nessuno perché ho detto, qua se lo dico a qualcuno mi fanno andare in un manicomio di fisso. Cioè, penseranno che io me lo sono inventato. 2 o 3 giorni fa parlavo appunto con mio fidanzato di cose paranormali, dove appunto mi ha chiesto: ma ti è capitato queste cose? E io ho detto: guarda, le uniche 2 cose che mi sono capitate da bambina sono state appunto quella cosa della moneta, e poi una sera di notte ho sentito qualcuno che suonava il pianoforte nella mia cucina ed ero veramente. Cioè, sapete quando il vostro cervello si blocca e si pietrifica perché non capisce nemmeno lui come mai capita una cosa che è contro una logica fisica? Allora rimane. Allora niente, poi mio fidanzato, sapete, lui è un musicista, quindi scherzava su questa cosa, diceva: ma dai, qua. Magari te lo sei sognato, queste cose qui, e devo dire che anch'io ci ho dato poco peso perché erano passati tantissimi anni, cioè considerate che adesso ne ho 34, quella cosa mi è successa quando avevo 9-10 anni. E comunque ci ho scherzato anch'io un po' sopra, ho detto sì, ok, io so sono benissimo che a volte mi sono capitate cose particolari, perché poi ve le racconterò in altri video. Però rimango sempre una persona che non va a dire: oh, che bello, cioè, ho visto una cosa paranormale. Okay. No, sinceramente no. Per il semplice fatto che, non lo so, mi sembra quasi di, non dico profanare, però non mi piace. E niente, parlavamo di questa cosa. È arrivata la sera, il giorno dopo. Io poi questa cosa appunto l'ho raccontata a mia mamma e dico: ma sai, mi era successa questa cosa da piccola, non te l'ho mai detta, però mia mamma, cioè, l'ha presa così, cioè, perché alla fine, quando passano tanti anni, uno può dire: te la sei immaginata, hai sentito la TV dei vicini, c'è, cioè, qualsiasi cosa di questa terra. Che cosa è successo? È successo che praticamente, allora, io avevo fatto diversi lavori durante il giorno, ero un po' stanca, però volevo montare il video, quel video che avete visto della Manic Panic. L'ho montato di sera, ho fatto la miniatura,
me lo sono già preparato e convertito. Poi ho telefonato a mio fidanzato come tutte le sere, gli dico: guarda, adesso ho finito il video, sto finendo di convertire, mancano 5 minuti, era l'una, era tardino, era quasi l'una, forse era l'una e 5, così. E dico: guarda, adesso me ne vado a dormire, sono proprio stanca, comunque sono contenta che ho fatto il video. Niente, ci siamo salutati. E a un certo punto, mentre lui mi stava salutando, sento come voci disturbate, però sapete quando uno parla tipo con qualcosa davanti, tipo quando sei al telefono che... Allora ho detto: ma che cavolo? Ho detto a mio fidanzato: aspetta un attimo. E poi niente, ho detto: boh, ho sentito una voce. E lui mi pigliava in giro, ho detto: adesso cos'è? Senti pure parlare i fantasmi. Gli dico: no, ma... Cioè, rimasta tranquilla anche perché io dei vicini di casa scassa, poteva essere un televisore acceso della mia vicina, questo e l'altro. Potevano essere i trozzi che sono sempre sotto casa con l'autoradio, insomma. E infatti, scherzavo con mio fidanzato, mentre lo salutavo di nuovo. Sento come voci. Però quando sentite delle voci in casa è diverso che sentirle dai muri o da fuori, perché le sentite come se rimbombassero. Scusate, hanno buttato il vetro. Come se rimbombassero di più. Allora dico: mio fidanzato, scusa, fammi aprire un attimo la porta del balcone perché qua c'è qualche truzzo maledetto che è di nuovo sotto casa, adesso gli faccio un mazzo. Ma già nessuno. Poi niente, dico: boh, si vede che non me lo sono immaginato. Saluto il mio fidanzato, buonanotte, ciao amore, ci sentiamo domani, metto giù. Sto per spegnere il computer, quindi spengo il sistema. A un certo punto mi alzo e sento come parlare in francese, discussioni così. E io dico: cavolo, è qualche bastardo di vicino che si mette la TV a quest'ora di notte. Vado a sentire nel muro, così, la mia vicina di casa, niente, anzi, sembrava che il rumore venisse dalla mia cucina, cioè dalla cucina di mio padre. Apro la porta e sapete quando si vede la luce riflessa della TV azzurrata? E vedo la luce azzurrata della TV accesa su un canale tipo di talk show, quello. Penso a mio padre, dico: mio padre, vuoi vedere che si è alzato perché non sta tanto bene, non riesce a dormire. Non dico niente, chiudo la porta. Tutto si spegne. Allora dico: boh, mio padre che magari controllava, non lo so, a volte sapete, i risultati di calcio, quelle cose lì. E niente, non ci faccio caso, richiudo la porta della mia camera. Riparte la TV, questa volta con un volume leggermente più alto su una televendita. Cioè, è cambiato programma su una televendita. Allora dico: ma che cavolo? Apro la porta, vado, cioè, metto l'orecchio vicino alla camera di mio padre, sento che mio padre sta russando beatamente, e allora non era mio padre. E quindi la TV era partita da sola. Mi era già capitato in un'altra casa questa cosa, che poi vi racconterò in un altro video. La TV mi è partita da sola, ed era appunto su un programma. E io ho detto: cavolo, allora sembra che ci sia qualcuno. Si spegne la TV. Cioè, appena ho detto sta frase, la TV si spegne da sola. Ma io rimango così perché, sai, ecco, in quei casi, no? Voi sentite che l'unica persona che è in casa con voi dorme e la TV si comanda da sola. Anche se, per carità, per cambi di tensione, la TV può capitare che si accenda anche da sola. Considerate che mio padre l'aveva lasciata su Rai 3, sul telegiornale, a un volume medio. Si era accesa su un'emittente francese, poi si è spenta, poi ha fatto zapping da sola.
poi sei spenta. A un certo punto io prendo il telefono, chiamo di nuovo un fidanzato che mi fa: che succede? Dico: ma sai che la TV si è accesa da sola? Come mi era successo già nella casa di Chieri. Io non so se avevi ricordato, io avevo abitato nella casa di Chieri. E questa è la seconda volta che mi capita con TV diverse, case diverse. Il mio fidanzato mi fa: valla a spegnere, può capitare. A un certo punto io dico, cioè apro la porta, la TV era su una specie di non so quale canale che parlavano, si rispegne da sola. E io dico, mio fidanzato, dico: cavolo, ma sai che mi sembra che ci sia veramente la presenza di qualcuno? Io non so perché, non te lo so spiegare, ma io sento che c'è qualcuno in cucina. Cioè, mi sembrava di rivivere l'esperienza di quando avevo 10 anni. In quell'istante preciso, ragazzi, si accende la radio. E io così, to cavolo, si accende la radio, musica classica, pianoforte. E io lì ho detto: oh cavolo. Si accende la radio su un pianoforte e ho detto: cavolo, sembra di rivivere quella cosa che ho vissuto quando avevo 10 anni, caspita. Mio fidanzato poi per un po' non ha neanche lui detto più di tanto. Io mi sono chiusa in camera e dico: guarda che c'è una cosa strana, perché a me non mi è mai capitato che si spengono e si accendono gli elettrodomestici, fanno zapping, poi la radio, poi la TV. Cioè, non è un calo di, cioè, non è un cambio di tensione e basta, a me sembra una cosa strana. Si rispegne la radio, si riaccende la TV. Va su un canale dove c'è non so che cavolo di canale è. Musica classica, violini, di un inquietante, ragazzi. Non contento, l'entità, chiunque esso sia, comincia a alzare il volume. Alzare il volume, alzare il volume, alla fine lo mette a 100. Sembrava un concerto, sembrava di stare al teatro. Oltretutto una roba tipo medievale, cioè una roba. No, di medievale, ho sbagliato, del 700, cos'è? Sembrava di stare in un'altra epoca. Ma un volume, cioè, sparato, e io poi ho detto: cavolo, cioè, mi è pigliata l'angoscia. Perché sì, a me è capitato di avere cose strane, di assistere a cose strane, ma vi posso assicurare che in quel momento, prima di tutto, vi sentite un po' paralizzati, primo. Seconda cosa, chi mi conosce sa che io non ho mai freddo. Ho cominciato ad avere brividi di freddo e ho cominciato a sentire, specialmente nelle gambe e sulle braccia, come aria soffiata fredda nella mia camera. E io dicevo: cavolo, ma io cosa cavolo devo fare adesso? Anche perché poi aprivo la porta e cominciavo a dire: ma chi sei? E si spegneva e si riaccendeva e alzava il volume e cambiava tonalità di musica, e prima violini e poi pianoforte e flauti. A un certo punto io poi cominciavo ad andare, cioè mi sentivo inquieta, ragazzi, non so come ve lo devo dire, però una sensazione di inquietudine, anche perché poi la radio di mio padre non c'ha le batterie, cavolo, come ha fatto a accendersi da sola? Me lo potete spiegare come caspita ha fatto? Non era collegata questa, non c'aveva nessun collegamento. La TV sì, ma questa no. Mio fidanzato fa: vai a spegnere la spina, vai a spegnere la spina. Cioè, io non me la sono sentita di andare in cucina perché sentivo chiaramente che c'era una presenza. Chiaramente una presenza. E dopo un po' vado da mio padre. Non sono andata subito perché, ragazzi, ero impietrita, ve lo giuro, ero impietrita. Busso da mio padre e dico: pa, guarda che stanno succedendo delle cose strane, che si accendono da soli degli elettrodomestici. Mio padre si sveglia, incazzato, fa: perché metti la musica a quest'ora? Dico: non l'ho messa io, cioè, si automette, cioè, ti giuro. Mio padre si alza, va in cucina, accende tutte le luci. In quel momento la TV, lo schermo diventa nero. Ma è bloccato, è tutto bloccato. Provato col telecomando, non si spegneva. Comandi laterali, non si spegneva. Alla fine ci ha tirato via la presa. Ci ha tirato via la presa di brutto. E poi l'ha rimessa. Ci
E mi comincia a dire, ma tu fai tardi, colpa tua, guardi la TV a quest'ora, questa si rompe. E gli dico, guarda che non sono stata io. Poi andiamo nella mia camera, gli spiego come sono andate le cose. Mio padre ancora non... A un certo punto la TV si riaccende di nuovo da sola, sulla musica, e di nuovo mio padre prova a rispegnere. Niente da fare, ragazzi. Fino a quando non l'ho toccata io, non dava cenni di volersi spegnere. Lui ha provato in tutti i modi, poi alla fine gli ho detto faccio io, è bastato che ho toccato così, si è spento. Vi devo dire che mi sentivo molto stanca, energeticamente parlando mi sentivo molto stanca, frastornata. Mio padre comunque sia, lui è uno che non ha, anzi, lasciamo perdere che ha pure insultato l'entità che con questa sia, a me dispiace però. Mio padre, lui in queste cose non ne vuole né sapere, ma poi proprio non ci crede. E comunque sia, è stata una roba che a me ha veramente lasciato senza parole, principalmente perché io 2 giorni prima avevo parlato a mio fidanzato di quella cosa che mi era capitata uguale. Quindi ho avuto la conferma che quando avevo 10 anni io ho già sentito qualcuno che metteva musica nel cuore della notte. E non me l'ero immaginato. Cioè, è stato come. A me è sembrato come se un'entità mi volesse dare la conferma che quello che io ho sentito era vero. E ha rifatto la stessa identica cosa dopo una moltitudine di anni. Questo vi fa capire che nel mondo delle entità non esiste il tempo e lo spazio. Per loro non esiste mai. Il giorno dopo, mio padre, per sicurezza chiama il tecnico che viene a prendere la TV e la porta in laboratorio. La riporta, ieri, il giorno dopo. Io pensavo, perché poi sapete, tutti vi dicono: no, ma sai, è perché è un guasto di qua, di là. Il tecnico, la TV non ha niente. È come soltanto se qualcuno avesse premuto il telecomando con molta forza e ha rotto il tasto del volume. Chi cavolo è stato? Ditemelo, perché mio padre ha visto il TG la sera prima e figuratemi, mio padre, lui è tutto precisino. A me mi ha colpito perché fa: non ho trovato nessun guasto. Secondo il tecnico, mi fa. E sembrava, quando succedono queste cose, può essere un grande, forte elettromagnetismo. Ragazzi, poi qua c'è chi pensa all'elettromagnetismo, per me elettromagnetismo vuol dire anche entità spiritiche, comunque sia. Io sono convinta 100% che fosse un'entità, mi è sembrato proprio di percepire la presenza, che ci fosse davvero qualcuno. Il giorno dopo io poi ho purificato l'ambiente con l'incenso comunque, e poi ho sentito un miglioramento energetico che è andato a migliorare. Non ci sono stati per adesso altri episodi. Vi metterò un pezzettino perché poi io quella sera ero pietrificata, però poi alla fine, prima di chiamare mio padre, io ho agguantato la videocamera. Ho fatto un pezzo di video di pochissimi secondi perché ho detto: se io non filmo niente, nessuno mi crede. Quindi adesso vedrete poi quel pezzettino di video che ho filmato la sera stessa che è successo tutto. E vi giuro che quella musica era inquietante perché sembrava di un'altra epoca, cioè è di un'altra epoca. Confermo, amore, la radio non è più la TV adesso. Sono convinta che... E niente, vi racconterò poi, se vi interessa, in altri video le cose che mi sono capitate in altre case. Vi volevo solo dire che quando ero piccola la televisione era diversa, non era assolutamente la stessa, anche perché non c'era il digitale. Io ho pensato che fino a 10 anni ho avuto una televisione in bianco e nero.
quelle con cui non so se voi le conoscete, ma si cambiava il tasto con un bastoncino, figuratevi, manco il telecomando avevo. Quindi sono cambiati gli apparecchi, non è lo stesso. Vi volevo poi chiedere una cosa, perché sul tavolino della TV, a mio avviso, è apparsa l'immagine che sembra un volto, però tanti mi dicono che non è un volto. Poi, per carità, lì è soggettivo, ve lo farò vedere assolutamente, ma quello è una cosa che è apparsa nel 2012 e prima non c'era, io me ne sono accorta subito. A me sembra un volto, però ripeto, non so se ho ragione o no. L'ultima cosa che vi voglio dire, poi vi saluto perché questo video è lunghissimo, che mia mamma mi ha detto che sul nostro piano, quel signore che si è suicidato, nell'81, io non ero ancora nata, si era suicidato una sera in cucina davanti alla TV che era a tutto volume, sparandosi un colpo in testa. Mio padre poi lo vide dal balcone riverso così sulla poltrona. Quindi ieri me l'ha detto mia mamma, io non sapevo tutti i dettagli. Adesso non vi so dire assolutamente se poteva centrare lo spirito di quella persona, se poteva essere un altro. Questo non lo so e non ho indagato. Anche perché, ripeto, mi stanno capitando cose, più passa il tempo, più mi capitano cose, che trovo un aumento di questi fatti nel corso degli anni aumentano, e visto che io non gli chiedo e non ci tengo a chiedergli, non faccio cose per evocare e non faccio mai queste cose. Sinceramente, ho tutto il grande rispetto per il mondo dell'aldilà, però mi auguro che queste cose non vadano avanti, anche perché a me piace comunque il mondo gotico, il mondo scuro, ma sempre, come vi dicevo, a un livello estetico, a un livello anche divertente, ma non vado a fare quelle cose che reputo pericolose. Ecco, io non vado a fare quelle cose, non le ho mai fatte, e non capisco perché le entità sembra che vogliano contattare me quando non credo di essere la persona più idonea. E detto questo, niente, adesso per adesso è tutto tranquillo. La TV momentaneamente non si è più accesa. Io spero che mio padre non abbia traumatizzato quello spirito perché lo ha insultato di brutto. Sapete che mio padre lo ha minacciato di morte. Che minacciare di morte un fantasma fa ridere, sta cosa fa molto ridere. Però non so, non mi so dire. A me è solo sembrata, la sensazione che ho avuto è che era una conferma, come se mi volesse confermare ciò che io avevo detto 2 o 3 giorni fa al telefono. Ero seduta qui davanti alla TV, tra parentesi, e io avevo detto: ma mi era successa quella cosa al pianoforte nel cuore della notte, l'ho sentito solo io quella volta. Anche perché sembra che vogliano attirare l'attenzione principalmente su di me, a me. Niente, con questo video vi saluto lunghissimo. Raccontatemi anche i vostri fatti spiegabili, se avete avuto mai cose paranormali, se ci credete o se secondo voi sono tutte cavolate. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao gente!